Kiros, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Kiros è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Kiros, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca ed occasione. Per il tuo veicolo prima passa da GP Auto, uscita a 28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto. Vito Corvetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizio e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto. Per qualsiasi problema, contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest. Consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest. In via Vivaldi 3, a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58. Bentrovati gentili telespettatori a Pressi 24, il calcio del Veneto orientale offre questa settimana tanti motivi di discussione, dalla crisi del Porto Gruaro al quarto successo consecutivo della Fossaltese, adesso in piena zona playoff, da una Iulia che in prima categoria sembra essersi smarrita ad un La Salute sempre più padrone di questo campionato. Partiamo però dalla Serie D, siamo in collegamento via Skype con Mauro Tossani, allenatore della Liventina Gorghense. Buonasera mister. Allora, Liventina reduce dal turno infrasettimanale di campionato che vi ha regalato la vittoria per 3-2 con il Monfalcone. Successo meritato? La partita è stata una partita difficile perché loro hanno una grande fisicità, loro hanno una squadra che basa il gioco sulla possanza anche atletica, hanno 4-5 giocatori di stazza importanti. Noi abbiamo provato a giocare in velocità, li abbiamo messi in difficoltà, siamo andati sotto di 1-0, poi abbiamo continuato comunque a giocare, fin quando non siamo andati in vantaggio, siamo arrivati sul 3-1 e poi loro l'hanno riaperta a un minuto dalla fine perché noi siamo abbastanza ingenui e non riusciamo a gestire le partite. Dobbiamo sempre, è come se fossimo una macchina con una marcia sola. Sente il vostro cammino e fin qui secondo le attese? Allora, noi abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo meritato sul piano anche del gioco. Noi abbiamo fatto 8 gare, tutte le 8 gare le abbiamo giocate e i punti che abbiamo secondo me sono meno rispetto a quelli che meritiamo. Però accettiamo il verdetto del campo e la nostra intenzione è quella di migliorare sulla pragmaticità e bisogna essere un po' più pratici e portare a casa qualche punto in più. Il fatto che questo sia un gruppo sano, no? Che sia un gruppo che oltre a sapere giocare al calcio è formato anche da giocatori di grandi qualità anche umane, lo dimostra il fatto che la stessa squadra che lo scorso anno militava nel campionato di eccellenza, ci sono stati solamente 3 innesti, Valerio Fantin, Francesco Rossi e Nicola Fornasier, per il resto è la stessa squadra dello scorso anno e sta facendo quello che deve fare. Insomma. Ma quali sono gli obiettivi che vi ha dato la società? Di mantenere la categoria. È la prima volta che la società approda in Serie D per la società e per Motta penso che sia un evento storico, sportivamente parlando, perché dopo c'è di meglio. Ma
Sportivamente parlando, è un evento che non era mai successo, quindi lo vivono con grande intensità, ci tengono a rimanere in Serie D, ma del resto, figurati se non ci tengo io. Domenica andate a Abano, che partita si aspetta? Beh, guarda, l'Abano è una squadra che gioca un bel calcio. Io conosco l'allenatore De Mozzi, ed è una squadra che fa ed è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, un buon potenziale. Sono partiti, le prime tre partite hanno fatto 7 punti, dopodiché hanno fatto 4 sconfitte di fila. Però ieri, ad esempio, hanno pareggiato contro il Venezia. Il Venezia, il primo punto che ha perso, l'ha perso proprio ad Abano. Quindi questo vuol dire che la qualità della squadra è fuori discussione. C'è stato un intoppo che è coinciso con queste 4 sconfitte consecutive, però noi andiamo proprio in contrario nel momento in cui sono molto carichi, perché un pareggio contro il Venezia sicuramente ti dà una grande autostima e ti carica parecchio. Noi andiamo là sempre per, ma chiunque incontri noi sa che noi andiamo a giocare per vincere, poi dopo prendiamo anche quello che decide il campo, però e noi proviamo a fare, noi proviamo a vincere, è naturale, però dopo il campo quello che decide chi vince e chi perde. La ringrazio mister, in bocca al lupo per domenica. Va bene, grazie Andrea, alla prossima allora, grazie a tutti quelli che ti ascoltano e che mi hanno ascoltato. Chiudiamo dunque il collegamento con mister Tossani, guardiamo rapidamente l'Eccellenza, dove il Sandonà non è andato oltre il pari casalingo con il Narvesa, mentre lì a Piave è ritornato al successo regolando tra le mura amiche il Saonara, restando in tal modo ancorato alla zona playoff. In promozione, dicevamo in apertura, è crisi nera per il Porto Gruaro, 4 sconfitte consecutive che lasciano tutti perplessi. Sentiamo mister Pino Rauso. Allora, mister Pino Rauso, siamo qui a commentare un'altra battuta d'arresto, la 4ª consecutiva. A questo punto la situazione è un po', diciamo, deficitaria. Ma sicuramente la situazione non è delle più rose, però abbiamo fatto la 4ª sconfitta, ma come già comunque anche la domenica prima a Porto Mansue, secondo me la squadra comunque non ha giocato male, anzi è sempre rimasta in partita fino alla fine. Potevamo sullo 0-0 andare in vantaggio, potevamo pareggiare la partita anche dopo, quando siamo andati sotto. Poi gli ultimi minuti ci eravamo un po' sbilanciati per cercare di pareggiarla e abbiamo preso il secondo gol. Ma è chiaro che soprattutto io e poi comunque con i ragazzi stiamo cercando di capire quali possono essere le problematiche. È chiaro che dobbiamo cercare di risolvere questa situazione e una soluzione la troveremo sicuramente. Già a partire da domenica abbiamo la capolista e secondo me questo può essere uno stimolo importante per cercare di ottenere un risultato positivo. Siete in emergenza difensiva e questo lo si sapeva. Purtroppo però il dato che balza all'occhio sono 0 gol nelle ultime 3 partite. È vero che siamo in emergenza in difesa, ma come ho già detto in altre occasioni, cioè, i ragazzi disponibili sono tutti importanti e quindi non andiamo a piangere sulle assenze. Per quanto riguarda davanti, sì, è vero, sono 3 partite che non segniamo, però almeno nelle ultime 2 partite abbiamo le occasioni, le abbiamo anche avute. C'è stato anche ieri, secondo me, sì, domenica, un pizzico di sfortuna, però è chiaro che noi dobbiamo essere un po' più cattivi e quindi dobbiamo migliorare. Diciamo un momento anche appunto che, in cui non gira praticamente niente. Ma sai, sì, sicuramente non è un bel momento e sicuramente c'è un po' tutto, nel senso che probabilmente noi dobbiamo sicuramente dare qualcosa in più, probabilmente quello che abbiamo fatto fino adesso non è stato sufficiente, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e poi è chiaro che secondo me non dobbiamo pensare a fortuna o sfortuna, dobbiamo soltanto, cioè dipende solo da noi e quindi dobbiamo venire fuori con le nostre forze. Con la capolista che partita ti aspetti? Ma chiaro che io adesso dai miei ragazzi mi aspetto una risposta. Io credo che loro sanno comunque l'importanza della partita che andremo ad affrontare.
andiamo a affrontare una squadra sicuramente organizzata, visto che fino adesso hanno fatto 5 vittorie e una sola sconfitta, però ripeto, questo deve essere uno stimolo per noi per ripartire, per cercare di portare a casa la vittoria che ci può magari dare quello stimolo in più dopo per affrontare le partite successive con più serenità. Situazioni infortunati? Cioè, sempre le stesse, nel senso abbiamo Leorato e Gurizzani, due difensori che sono ancora fuori e li avremo fuori ancora per un po' di tempo. Domenica si è fatto male Grotto, problemi al ginocchio, però sì, comunque ci sono le alternative. Alla crisi del Portogruaro fa da contraltare la quarta vittoria consecutiva della Fossaltesi. I biancoverdi di Mister Giro sono ormai proiettati nei quartieri alti della classifica, anche se si continua a parlare esclusivamente di salvezza. Sicuramente la squadra ha dimostrato di saper soffrire. Diciamo che l'unico neo è che le occasioni che abbiamo avuto dovevamo sfruttarle di più e rendere il risultato un po' più rotondo per renderci un po' più tranquilli nell'arco della gara. Comunque dimostra che la squadra ha carattere e sulle ali dell'entusiasmo tutti si danno una mano e questo è un segnale molto positivo per il mister e per noi dello staff tecnico, la società e anche tra i ragazzi tra di loro. La classifica in questo momento ci sorride, però noi rimaniamo comunque umili e sappiamo che il nostro obiettivo primario è la salvezza. E sicuramente adesso domenica abbiamo un'altra partita tosta, perché sono quelle partite che se vengono sottovalutate possono prendere e crearci delle brutte sorprese, e dopo andiamo ad affrontare degli scontri con delle squadre molto più blasonate di noi e vorremmo arrivarci con l'entusiasmo giusto e con la concentrazione e determinazione che ci aspetta per incontrare tutte le partite, compresa quella di domenica che, come dicevo prima, non è da sottovalutare. Noi li avevamo affrontati in Coppa, però dalla partita di Coppa abbiamo visto che hanno preso 3-4 elementi di esperienza e dunque non saranno sicuramente gli avversari che avevamo incontrato. Poi domenica hanno fatto il primo punto, questo gli porterà un po' di entusiasmo. E come ribadivo prima, sono le partite più difficili, forse la più difficile del campionato, perché magari di testa inconsciamente si potrebbe mollare qualcosa. Da sbloccare subito per poi incanalarla in binari a voi più congeniali. Ma sinceramente non mi dispiacerebbe anche vincere al 90esimo con un autogol, però le classiche frasi fatte dicono che comunque dobbiamo essere subito propositivi, cercare di essere concentrati, non concedere, e come dicevi tu sarebbe meglio sbloccarla subito e poi cercare di fare bene tutta la partita. Ma la classifica, come ha detto il mister, in seconda ci sorride, però è ancora presto per parlare di zona playoff, perché noi puntiamo alla salvezza. Quindi rimaniamo umili. Domenica sono stati 3 punti guadagnati, sofferti e sudati. Ci siamo andati da fare, abbiamo giocato da squadra e tutti hanno corso per aiutarsi l'un l'altro. Essendo un fuori quota è ovvio che non pensi di giocare sempre. L'importante è farsi trovare preparati quando il mister chiama. Domenica era la prima da titolare, il mister mi ha dato fiducia, spero di averla ripagata. Ma l'importante è che i fuori quota e non solo, tutti siano pronti quando il mister chiama. Non penso sia il problema di fuori quota, no, ma tutti devono essere pronti quando il mister chiama. Diciamo che a differenza dello scorso anno, quest'anno il gruppo è veramente unito. No, il gruppo era unito anche l'anno scorso, quest'anno siamo partiti bene. Sì, anche quest'anno il gruppo è veramente unito, si vede in spogliatoio e si vede soprattutto in campo, perché il gruppo si vede in campo e non solo in spogliatoio il venerdì sera quando si fa la cena tutti insieme. In campo ci diamo una mano tutti quanti e questo significa essere una squadra. Scendiamo in prima categoria, dove la Iulia Sagittaria è caduta in modo del tutto inaspettato sul proprio campo, rilanciando l'Ardita Breda presentatasi in riva all'Emene da Cenerentola del campionato. Vediamo. Se questa è la prestazione, la responsabilità non può essere che mia, perché è chiaro che io li alleno durante la settimana, io ho messo la squadra in campo e sicuramente il risultato non è stato, però ripeto, se la responsabilità me la prendo io, è giusto che sia così. Una squadra che è sembrata per certi tratti anche priva di voglia, se vogliamo dire, soprattutto nel primo tempo.
Sì, però ripeto, io li alleno durante la settimana, per cui se la prestazione è stata questa, probabilmente non sono stato io in grado di dare lo spirito giusto. E quindi ti ripeto, mi prendo la responsabilità della sconfitta di oggi, perché è giusto che sia così. Insomma, io sono a capo di questi ragazzi, e se la prestazione è stata questa, probabilmente non ho dato il giusto incentivo, le giuste motivazioni per quella che poteva essere la partita. Poi c'è stata l'espulsione di Osei, che è stata piuttosto grave per come si è verificata. È chiaro che già eravamo un po' in difficoltà a giocare un uomo in meno, però paradossalmente abbiamo fatto forse meglio in 10 per l'atteggiamento. Però bisogna che ci diamo un po' una calmata, anche se onestamente posso anche capire il nervosismo che c'era oggi un po' per tante situazioni. Quindi, però vabbè, andiamo avanti, inutile star lì a rimbocchiamoci le maniche, facciamo tesoro di quello che è successo e andiamo avanti. No, abbiamo iniziato a giocare decisi, tutti uniti, e uniti abbiamo portato a casa il risultato. Abbiamo avuto più occasioni, loro hanno mantenuto il possesso del pallone, ma non sono stati, per fortuna non sono stati molto decisivi, e noi siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno. 3 punti che vi rilanciano, e dove volete arrivare voi? Il nostro obiettivo è la salvezza, è il primo anno che siamo in prima categoria, abbiamo un gruppo giovane e chissà che questa vittoria sia il preludio di altre. Concordiesi che hanno lasciato via libera alla salute e che ha espugnato Ponzano proprio in piena zona Cesarini. In riva a Livenza c'è grande entusiasmo, pur restando con i piedi ben saldi per terra. Sì, abbiamo fatto i 3 punti che ci servivano, quindi siamo rimasti là. Il Concordia ha perso, quindi ci ha lasciato, diciamo, per il momento là da soli, quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Per il momento adesso dobbiamo un attimino continuare su questa strada qua. Ecco, una vittoria a Ponzano che è arrivata proprio in piena zona Cesarini. Avete sofferto alquanto? Sì, avevamo avuto, diciamo, delle occasioni per chiudere la partita molto prima, sicuramente nel primo tempo, dove non abbiamo avuto, secondo me, la cattiveria giusta per poter appunto chiudere la partita. E dopo, nella parte finale, comunque c'è stata l'occasione del rigore, che comunque è un rigore sacrosanto, e sono partite abbastanza difficili, rischi che magari se non trovi il gol avremmo potuto anche subirlo. Quindi i ragazzi un pochettino più di concentrazione, di cattiveria agonistica, sicuramente le prossime partite dovranno dimostrarla. Prossima partita con il team biancorossi, ovviamente è obbligatorio mantenere questa tabella di marcia per restare lì in vetta. Assolutamente sì, perché come abbiamo già detto dobbiamo cercare di fare di vincere tutte le partite. Sicuramente nel campionato tutte le partite sono alla portata, e quindi dobbiamo riuscire a concretizzarle tutte, magari riuscendo a soffrire meno quando magari ci si rende conto che c'è una differenza in campo. Allora lì dovranno essere un po' più bravi i ragazzi a dimostrarlo, perché è sempre il campo comunque quello che alla fine dà il giudizio finale. Insomma, lì devi dimostrare di essere superiore, altrimenti ci saranno domeniche che non andranno magari nel verso giusto. Sì, purtroppo non ho potuto essere del match, che comunque i miei compagni sono riusciti a portare a casa nel migliore dei modi. Nonostante le difficoltà che abbiamo avuto a sbloccare il risultato, è stata una partita appunto più difficile del previsto. Abbiamo avuto le nostre possibilità per sbloccare la partita nei primi minuti, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Solo negli ultimi, in zona Cesarina, appunto, negli ultimi minuti, con una bella incursione di Bobo Pasian, abbiamo conquistato il rigore che è valso i 3 punti. Domenica c'è il team biancorossi, è fondamentale non sottovalutare gli avversari, nonostante magari la loro classifica sia tutt'altra rispetto alla vostra. Sì, noi sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nessuno. Il team biancorossi è partito non benissimo, ma nelle ultime 3 partite ha fatto 2 vittorie,
Quindi è una squadra di tutto rispetto. Sappiamo anche che dobbiamo temere un nostro ex, Gbali, che ora si è trasferito più vicino a casa. Conosciamo le sue potenzialità, per cui sicuramente non lo sottovalutiamo. Anche Lugugnano ha segnato il passo con lo Jesolo, ci si attendeva che i Granata ritornassero a casa con i tre punti, invece sono stati fermati sul 0-0. Vola invece in alto il Caorle, a segno contro un Campalvio Sant'Elena, rosso-blu secondo in classifica. Sentiamo mister Moreno Tomasello. Tutti gli anni noi soffriamo sempre la partenza, motivi appunto zone balneari. Quest'anno purtroppo abbiamo fatto a meno di 4-5 del posto, abbiamo portato a casa 4-5 ragazzi dall'esterno, diciamo, e questo ci ha fatto appunto fare quei punti in più, perché siamo riusciti a lavorare bene all'inizio, dove gli altri anni purtroppo all'inizio non si riusciva a lavorare per mancanze, per motivi di lavoro e per altre problematiche. Sembra che a differenza dello scorso anno avete una prolificità che balza all'occhio. Sì, abbiamo questo ragazzo, Pescara Alberto, che secondo me è un attaccante completo, ci ha dato quello che ci mancava nel corso degli altri anni scorsi. Noi negli anni creavamo sempre quelle 6-7 palle gol nitide, dove però ci mancava sempre il fineggiatore. Quest'anno ce l'abbiamo. E spero che continui, perché sto aspettando adesso qualche gol di Dacagiano, qualche gol da Segato. Per il momento li fa lui e speriamo che continui così. Domenica derby balneare con lo Jesolo, una squadra che a questo punto non può e non deve farvi paura. Ma non sono convinto perché conosco l'ambiente, conosco il mister, so che hanno una buona squadra, ci sono anche rinforzati in settimana o poco prima sono rinforzati. Non guardo la classifica, perché sono proprio quelle partite dove se entri in campo con quella tranquillità, serenità di fare un boccone. Ho avuto esperienza anni scorsi che abbiamo perso delle partite con l'ultima in classifica. Dunque io sto caricando l'ambiente, sto caricando i ragazzi per di non prenderla sotto gamba. E niente, andiamo in campo per fare la nostra partita, come tutte le domeniche, però ritengo una squadra sempre difficile da affrontare, anche perché è sempre un derby. I derby non si sa mai come finiscono. Guardiamo adesso la seconda categoria, dove il Fossalta Piave è ritornato a correre dimenticando l'incidente di percorso avuto al cospetto del Cesarolo. Gli arancioni restano sempre in scia del Bibione. Grande entusiasmo anche al Cintocao Maggiore, dove la Vigor si è aggiudicata il derby d'alta classifica con il Pramaggiore, operando il sorpasso, dimostrando anche di attraversare uno straordinario momento di forma. Ne abbiamo parlato con il direttore sportivo Giampaolo Beanco. Sì, sicuramente, voi, perché abbiamo comunque superato un'avversaria valida, un'avversaria che sicuramente contenderà fino all'ultimo il primo posto, e voi anche perché denota il momento nostro di crescita, che vede comunque tre vittorie di fila nelle ultime tre partite. Una squadra la vostra che è decisamente in forte crescita dopo magari un avvio un pochettino balbettante. Sì, buonasera, il trend è sicuramente positivo. Non siamo partiti bene, anche perché abbiamo scontato diverse assenze ad inizio stagione per motivi vari, però adesso che abbiamo recuperato praticamente la totalità della rosa, sta venendo fuori il vero valore di questa squadra. Una squadra peraltro anche completamente rinnovata rispetto alla passata stagione. Sì, praticamente è stata completamente rivoluzionata, sono rimasti solamente 5 elementi dello scorso campionato e abbiamo voluto puntare su una rosa con un mix di giovani del vivaio, sulla quale tra l'altro crediamo molto e alla quale abbiamo affiancato anche degli uomini d'esperienza che daranno loro una mano a crescere. Ecco, gli obiettivi stagionali quali sono? Beh, come detto, oltre a far crescere questi giovani della Vigor, l'obiettivo a livello, diciamo, di classifica è quello di migliorare sicuramente il settimo posto della scorsa stagione. Prossimo turno con un Sandonà che è andato a vincere in casa del Cesarolo.
Sì, una partita dove dovremo comunque riconfermarci, giochiamo contro una squadra giovane, una squadra che ha buona gamba e sicuramente ci metterà alla prova, ma noi sicuramente andremo a Sandona per vincere. Rapidamente al vaglio anche la terza categoria, dove al momento stanno segnando il passo tutte le formazioni del Portoguarese, male il Villanova che ancora non è riuscito a vincere, mentre la Giussaghese, nonostante le ambizioni della vigilia, ancora pare non essere in grado di decollare come era nelle aspettative. E adesso parliamo di calcio femminile e dell'esordio vincente a Longarone delle ragazze del Portoguaro. È finita 5-0, sentiamo il bomber Giorgia Furlanis e l'estremo difensore Vanessa Tabolli. Non è stata sicuramente una partita facile e noi ci siamo impegnate per portare a casa una vittoria, per ringraziare la società che ci è stata sempre vicina, perché senza di loro di certo noi non saremmo qui. E abbiamo fatto un buon gioco e abbiamo portato a casa un risultato vincente. Beh, sapete che avete una grossa responsabilità quest'anno, perché tutti si aspettano, diciamolo sottovoce, ma la promozione. Sì, noi proveremo a prenderla questa promozione e poi speriamo che insomma anche un po' di fortuna, la fortuna sia dalla nostra parte. Sei un attaccante, sei uno che veramente ha il vizio del gol. Quanti gol speri di arrivare quest'anno? Non saprei, quelli che servono per portare in vetta la squadra. Oddio, sarebbe bello farne tanti sicuramente, siccome l'anno scorso non ho avuto occasione di giocare per tutto il campionato, siccome non avevo ancora l'età. Non so, spererei di puntare comunque in alto fra capocannoniere, ecco. Con Vanessa Tabolli, portiere del Portoguaro femminile, analizziamo un po' anche le situazioni portieri, visto che insomma vige, almeno lo scorso anno, la regola dell'alternanza con l'altra tua compagna. E come vi trovate in questo modo? Io e Marta Zoia, la mia compagna, siamo molto legate e cerchiamo di darci una mano sempre, non c'è assolutamente alcuna rivalità, anzi io ho molta fiducia in lei come lei la ripone in me. Hai giocato in piazze diciamo importanti per quanto riguarda il calcio femminile, eri a Rivignano, quindi hai fatto categorie più alte della Serie D. Sì, esatto, eravamo in Serie C, io ero ancora piccola, però comunque ho avuto modo di avere a che fare con ragazze che giocavano da molti anni e dunque ricavarne tanti insegnamenti. Quindi in sostanza questi insegnamenti li stai trasferendo alle tue compagne adesso che sono giovani? Sì, do sempre del mio meglio e diciamo che noi un pochino più vecchiotte cerchiamo di sostenere anche le più giovani e i risultati si vedono. Senti, come vedi diciamo, il calcio femminile qua dalle nostre parti? Allora, il calcio femminile è tornato in voga diciamo molto negli ultimi anni. Prima non aveva molta visibilità, però anche grazie alle società o grazie al Portoguaro Calcio riusciamo ad avere sicuramente, come ho detto, più visibilità di prima. Ed è una cosa molto positiva perché il calcio femminile è uno sport che va guardato e dunque non bisogna fermarsi solo alla maschile. Noi abbiamo finito anche per questa sera, grazie per l'attenzione e come al solito vi ricordo che per contattarci potete inviarci una mail all'indirizzo in sovraimpressione. Noi ci rivediamo tra 7 giorni, stessa ora e stesso canale. Kiros, produzione abbigliamento in pelle per le migliori grip, Armani collezione uomo, Moncler, Kenzo, Duvetica e molti altri. Kiros è il principale sostenitore della Fossaltese Calcio. Kiros, via del lavoro 4, Fossalta di Porto Gruaro. Il tuo veicolo industriale lo puoi trovare da GP Auto a Villotta di Chioms. GP Auto è l'azienda dinamica e giovane dove puoi trovare veicoli industriali di ogni genere, auto d'epoca ed occasione. Per il tuo veicolo, prima passa da GP Auto, uscita A28 a Villotta di Chioms, Pordenone. GP Auto, telefono 0434 630 560. Prima passa da GP Auto.
Vito Corvetta presenta Concord Auto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizio e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concord Auto. Per qualsiasi problema, contattaci. Concord Auto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest, consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest, in via Vivaldi 3, a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58.